Allora, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Allora, intanto teino, prima di cominciare. Speranza, sempre quella che si senta anche l'audio di gioco. Allora, dobbiamo velocizzare un attimo le operazioni. Allora, siamo su Pokémon Diamante Lucente. E va bene. Siamo fermi a Canalipoli, in quel di Canalipoli. Eccoci qua. Allora, sguardo alla squadra. Sì, la grafica è giusta. Allora, l'uovo, che è l'uovo di Lucario. Torterra, Gastro, Markrov, Skuntank e Luxray. Allora, programma di oggi. Siamo quasi verso la fine, quindi dobbiamo macinare. Allora, a Canalipoli faremo una palestra, visto che l'altra volta abbiamo fatto tutta l'isola Ferrosa. Ci faremo adesso subito pronti via, palestra. Dopo la palestra dovremo andare al lago Valore e al lago Verità. Qua. Poi dove affronteremo il Team Galassia. Fatto questo, proseguiremo e andremo qua, quindi Monte Corona e poi su verso Nevepoli e verso il lago Arguzia. Quindi questo è il programma di oggi. Poi vedremo se a Nevepoli riusciremo a fare anche la palestra. Ma intanto concentriamoci qua. Allora, la squadra Ferruccio, Pokémon, sì, Pokémon, capopalestra di tipo acciaio. Abbiamo Torterra che ha terremoto, più maledizione, più parassiseme, quindi ok. Poi abbiamo Gastrodon con la buona Geoforza, che male non fa. Poi abbiamo Markrov, sembra però Ombra notturna, può tornarci utile. E qua poi abbiamo Skuntank, che soffrirà, così come Luxray, soffriranno tantissimo questa palestra. Ma noi ci proveremo. Dunque, subito, cominciamo. Palestra di Canalipoli, sesta palestra. Cominciamo subito. Cintura nera, pronti via, subito subito. Stilix. Testiamo subito il nostro Torterra contro Stilix. Dovremmo essere in linea teorica, vediamo con terremoto più che foglie lama. Due hit che io. Ok. Ok. Siamo due hit che io con terremoto. Foglie lama qua, vabbè, lo killa. Crit stra inutile. Però ok. Perché Stilix comunque ha uno sbotto di difesa, meno difesa speciale, quindi qua ci potrebbe tornare utile Gastrodon, ovviamente. Comunque, avendo tanta difesa, cioè, avendo attacchi speciali contro Steelix, si fa facile. Qua, Onix, abbiamo il foglie lama. Qua è un per 4, quindi
è abbastanza easy. Vi ricordo intanto, cioè, ricordo, comunico, vi dico che su YouTube stanno continuando a uscire i video inerenti, qua devo andare di qua, vero? Sì. Inerenti a una run che sto portando su YouTube e praticamente siamo più o meno allo stesso punto, perché domani uscirà il video della palestra di Canalipoli, quindi più o meno siamo lì. E quindi, se volete, sono tutti video da 20-30 minuti circa, dove non è questa ma è un'altra run con altri Pokémon, altri starter, un'altra squadra, altre strategie, se vogliamo. Quindi anche lì sto cercando di fare due squadre diverse per non portarmi appresso sempre gli stessi Pokémon. Quindi se volete farci un salto, ecco, fatecelo senza problemi. Vediamo di foglie lama, che ovviamente evita, ma intendevo ovviamente è un danno neutro, visto che l'acciaio resiste a erba. Tanto questo drop in difesa è brutto. Poi arriva il codacciaio che ci fa uno sbotto. Allora lui teoricamente dovrebbe venire giù adesso di terremoto. Io però adesso vorrei anche togliere Torterra e mettere Gastro. Almeno testiamo anche Gastrodon, che fa il 40, così come Torterra fa il 42. Ok. Perché poi dobbiamo fare anche un po' di calcoli per il capopalestra. Allora, Torterra io lo metto via, mettiamo Gastro. Allora, di qua e di qua. Poi sopra e di qua, perché c'è l'allenatore e la nostra esperienza ci dice che dove ci stanno gli allenatori è la direzione giusta. Quindi Lao, Onix. Abbiamo Gastro, abbiamo una fanghigliona da tirargli addosso, sperando che itta. Infatti itta. Ciao Onix. Potremmo anche, però, allora, perché Ferruccio ha un Bronzor come primo Pokémon. Che usa distorto zona. Potremmo, tra virgolette, approfittarne con col buon Torterra per calare qualche maledizione. Adesso ci ragioniamo un attimo. Anche se poi a noi ci ragioniamo. Allora, di qua c'è un cintura nera. Io lascerei così, non andrei a cambiare assolutamente niente. Poi, una volta finita la run principale, perché poi alla fine sul discorso del post game non lo so se portare qualcosa o non lo so sinceramente, e perché alla fine poi come post game c'è il parco Rosa Rugosa dove catturare i leggendari, però lì è solo mettersi lì e catturare. Abbiamo la Torre Lotta che si potrebbe fare, ma non è proprio la cosa più difficile di questo mondo. Qua andiamo di geoforza su Steelix, vediamo anche il danno, dovrebbe killarlo in teoria. Ok, i miei ragionamenti erano giusti. E dicevo, quindi poi alla fine, una volta finita la run
principale. E magari faremo qualche rematch contro i capi palestra. È ok. Vorrei fare una live con una chiacchierata su questi giochi. Come così, una chiacchierata per vedere, giudicare e parlare un po' di questi due titoli e in generale anche del brand Pokémon a livello di titoli giocabili degli ultimi tempi. Allora, qua arriva una Azumarill che non c'entra assolutamente niente in questa palestra, ma io vorrei provare intanto a boostarmi. Metti caso che abbucio, eh? Ok. Battiterra. Io andrei ancora di forza antica. Proviamo a boostarci un attimo. Arriva il Plero. Che fa? Che fa? Ok. Niente boost. Andiamo di geoforza. Dovrebbe prendere la kill. Così è. Ciao Azumarill. E GG. Poi andando verso Nevepoli dovremo completare la nostra squadra perché dovremmo arrivare a prendere Swinub. Qua intanto il malo sguardo a Markrob noi glielo impariamo, che non serve assolutamente a niente in questo momento. E dunque andiamo giù e andiamo su. Eccoci. Allora, intanto abbiamo aggiornato anche Pokémon Unite. Questa è una cosa assolutamente buona. Allora, iperpozione su Torterra. E non ho niente per Gastro. Manco una ciola, manco una fava. No. Buono. Sicuramente buono. Ok. Allora. E vabbè. Allora, proviamo la strategia che avevamo detto prima con Torterra al posto di Gastro. Cioè, Torterra davanti. Via. Tanto con Gastrodon abbiamo ripresa. Ci siamo. Ah, questa è la medaglia della palestra di Mineropoli. Allora hai battuto mio figlio. Beh, non mi sorprende. Ha ancora così tanto da imparare. Se lui non ti ha battuto, lo farò io, Ferruccio. Ferruccio, papà di Pedro Pè, capopalestra di Mineropoli, la nostra prima palestra affrontata. Arriva Bronzor. Caro il mio Bronzor. Allora, lui andrà di Trick Room, quindi noi caliamo intanto una maledizione. Siamo più veloci, ovviamente, perché poi la distorto zona ha praticamente priorità meno 4. Quindi noi andiamo a più 1 di velocità, a più 1 di attacco, più 1 di difesa, meno 1 di velocità. Distorto zona è una mossa che per 5 turni permette ai Pokémon più lenti di attaccare per primi. Qua noi andiamo di Parassiseme. Allora, Terrempesta inutilissima perché noi siamo Erbaterra, quindi e lui acciaio, quindi nessuno dei due viene colpito dalla tempesta di sabbia. E io continuo a questo punto con la maledizione. Arriva però lo stordiraggio. Questo no good, no good, perché possiamo colpirci da soli, infatti, ma abbiamo il parassiseme che ci permette comunque di fare danno e di recuperare PS.
intanto che passano i turni, noi ci boostiamo e quant'altro. Quindi diciamo che va bene così. Cannon Flash, che non frizza, nel senso che non fa male più di tanto, quindi ottimo. Anche perché poi Bronzor ha delle statistiche sia in attacco speciale che in attacco fisico imbarazzanti. Ma noi ci boostiamo. Noi ci boostiamo, andiamo a più 2 di attacco, più 2 di difesa. E io ne calerei a questo punto un'altra. Quindi noi abbiamo fatto maledizione, parassisem, giusto? Sì. Poi siamo colpiti, poi maledizione e maledizione. Quindi questo è l'ultimo turno di Trick Room. Adesso vediamo se il nostro caro Bronzor la rimette. Delvio! Cucciolo! Come stai? Boia, è una vita. È una vita che ti sento. Come stai, Cocco? Allora, Trick Room finita in linea puramente teorica. Terremoto no, perché lui levita. Quindi andiamo di foglie là. Vediamo quanto gli facciamo. Ok, buono. Stracannato dal lavoro. Beato te, da una parte beato te. No, però sono contento, dai, che stai bene. Giù Bronzor. Noi siamo a più 3 di attacco e più 3 di difesa. Siamo una macchina da guerra, come direbbe Caressa. Qua. Io terremoto tutti. Ovviamente Steelix deve resistere per il vigore maledetto. Ah, terra in pesta. E allora, foglie lama, tanto mo lui usa una ricarica totale, quindi noi andiamo in foglie lama e poi spariamo un altro terremoto nel muso a Steelix. Anche se di foglie lama, ecco, gli facciamo, gli facciamo. E foglie lama, basta questa iperpozione, maledetto. Ok, terremoto, giù Steelix. E vabbè, noi abbiamo fatto tutte le cose, Gastrodon e quant'altro, ma alla fine Torterra se la porta a casa da solo. Ultimo Pokémon di Ferruccio, che è Bastiodon. Ok, andiamo di foglie lama. Il danno è quello. E adesso babam, terremoto. Notare come noi a meno 3 siamo più veloci comunque di loro. E giù. Giù anche Bastiodon. Torterra is on fire. E dunque, con Gastro che fa il 41 e Skantank che fa il 39, noi ci portiamo a casa la medaglia numero 6. Battuto anche Ferruccio. Eccoti la medaglia a cava. E siamo a 6. Dagli è così. Consente di usare la mossa MN Forza con il Pokécron al di fuori della lotta. I Pokémon fino a livello 70 ti obbediranno. Prendi anche questi. Ok, i bolli per le Pokéball, va bene. Ed MT 91, che dovrebbe essere Cannon Flash. Mossa acciaio speciale, che può calare
la difesa speciale. Io ho fatto la cagata. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. E di qua. Giù. E possiamo beatamente uscire dalla palestra con una medaglia in più. Con una medaglia in più. Oh, il nostro amico. Vieni con me in biblioteca. Ok. Allora, la biblioteca l'abbiamo già vista la volta scorsa, quindi io non mi fermerò a leggere i libri e quant'altro. Andiamo intanto a curarci la squadra. Dopo una lotta che abbiamo gestito bene, abbiamo gestito molto bene. Più che altro era da gestire il Bronzor all'inizio. Poi tutto il resto, poi dopo, è stato abbastanza easy. Allora, forse la palestra più facile fino a questo momento, ci ha dato meno grattacapi a livello di strategia e quant'altro. Da questa parte, sempre con i modelli a con movimento a caselle, ho Rowan e Lucinda. Tanto il nostro amico se ne va via. Io studio l'evoluzione dei Pokémon. Perché si gira? Alcuni Pokémon si evolvono, altri no. Ma perché c'è questa differenza? I Pokémon che si evolvono sono forse quelli biologicamente più immaturi? Potrebbe. Se così fosse, cosa dobbiamo pensare dei Pokémon leggendari che non si evolvono? Tranne Lunala e Solgaleo, ma loro di Alola non sapevano manco l'esistenza. Sembra che nei tre laghi di Sinnoh ci siano dei Pokémon miraggio, Uxie, Mesprit e Azelf. Se riuscissimo a raccogliere dati su di loro, potremmo saperne di più sull'evoluzione. Ho bisogno di aiuto da ognuno di voi per questo progetto. Vabbè, Barry non ha nemmeno ricevuto il Pokédex, va bene. Barry, alla buon'ora ti ricordi? Ok, va bene. Vieni anche tu? Ok. Dunque, i laghi sono tre. E casualmente siamo in tre, che bucio. Allora, Lucinda al Lago Verità, quello vicino Due Foglie, da dove siamo partiti. Vigile, voglio che tu invece vada al Lago Arguzia, quello vicino Nevepoli. Benissimo. E noi andremo, ovviamente, al Lago Valore, quello tra Rupepoli e Pratopoli. Parlando con il press... Oh, grande, grande boss. Sì. Ah, volentieri, volentieri. Ci dobbiamo poi... Tanto io sono qua. Mi devo solo organizzare con i giorni. Però sì. Anche perché un bel contenuto a tema FIFA ci sta. Visto che quest'anno non l'ho comprato. Dunque, volentieri. E dica, che è successo qua? Marinaio. Sembra che ci sia stata un'esplosione al Lago Valore. Boom. Ok, grazie Marinaio, gentilissimo. Però tu giochi, però è un peccato perché ti volevo come commentatore tecnico. L'Ele Adani della situazione. Va bene, allora, dunque noi dobbiamo andare al Lago Valore, quindi l'esplosione praticamente che c'è stata non frega un cazzo a nessuno. Perché comunque Lucinda andrà al lago Verità. E Barry, il nostro rivale, se ne andrà al lago Arguzia. E noi siamo tornati a Rupepoli per andare al lago Valore. Dunque, tutto giù, tutto a sud, direzione lago.
qua il nostro amatissimo percorso 214. Io qua non mi ricordo nemmeno se avevo battuto tutti gli allenatori. Appunto. Non avevamo battuto tutti. Beh. Noi abbiamo il Pokémon al 40, questo ce l'ha, ce l'avrà al 20. Facile. E noi terremotiamo come se non ci fosse un domani. Va bene, bene così, bene così. Importante, caro il mio Ponyta, giusto per fare il 43. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo delle buone statistiche. Io però non vorrei usare tutti i terremoti del mondo. Andiamo di foglia là. Tanto Ponyta, a parte che viene giù uguale, ma poi non è che ci fa chissà che cosa. Il nostro amico, amante, fan numero uno di My Little Pony, sicuramente. Oh, ha retto. Azione. A costo di 5 PS. Ma va bene così, va bene così. Un attimo che c'è successa una cosa importante. Problemi fisici in corso. Allora, battuto il nostro scienziato amante di My Little Pony, possiamo proseguire. Questo non mi ricordo sinceramente se l'avevamo battuto o meno. Scappa. Questo sì, per forza, perché ci passiamo davanti. Ok. Bene, siamo giunti al Lago Valore. Eccoci qua. Lago Valore. Che all'epoca non potevamo andarci perché c'erano due scienziati che ci bloccavano l'ingresso, dicendoci che c'erano piani importanti da parte del Team Galassia. Intanto, bello, il Lago Valore è tutto distrutto, che prende fuoco. E un Magikarp con dei seri problemi. Dica. Prossima fermata, Lago Verità. Va bene. E come vuoi. Tanto questo Magikarp, che cosa gli è successo? Signor Magikarp, saltella pigramente. È un Magikarp. Allora, dunque, dobbiamo... Io metterei Skuntank davanti perché dobbiamo in qualche modo livellarlo o trovare il modo di farlo. Dica. Ok, no, no, lui minaccia e basta, non dice altro. Allora, un Glamiao. Un Glamiao. Intanto, notare che ho messo Velen Puntura a Skuntank, perché ne ha estremamente bisogno, visto che lui per livello, poraccio, non impara nessuna mossa fisica di tipo veleno. E quindi a mali estremi, estremi rimedi. Velen Puntura, che è disponibile nel percorso, dopo ve lo faccio vedere. Allora, Croagunk, andiamo di Markrob. Tanto lui andrà di mossa lotta, forse. No, provocazione. Benissimo. E qua il nostro uccello pirata o strega. Boh, vedete voi. Viene giù.
viene giù. Allora, qua, ok. Comunque per fare Markov credo che abbiano preso ispirazione dalla strega di Bugs Bunny. Qualcuno, se qualcuno se la ricorda. Allora andiamo di qua, che qua ci sono solo Magikarp. Ok, no. Non ci sono strumenti, non c'è niente. Questo in mezzo alle balle si deve mettere sto coso. Oh, tutti che saltellano insieme. Ah, bellini. Neanche il Team Galassia sa che farsi dei Magikarp. Che Pokémon inutili. Ma poverini. Ma poverini. Tanto qua è... Cioè, ma... Questi poracci stavano nuotando tranquillamente. Si sono visti, vedete, esplodere il lago sotto, sotto di loro. Ma che... Mamma mia. Scusate, ma devo rispondere per forza. Allora, Golbat, vabbè, noi andiamo di notte sferza. Comunque questa nostra puzzola sta iniziando a picchiare. Che era una cosa che, insomma, speravo. Perché altrimenti sarebbe stato una specie di peso morto da qui fino alla fine. E invece... Poi toccherà vedere alla Lega. Qua sempre Croagunk. Io non posso andare né di mossa veleno né di buio, perché non gli faccio assolutamente una fava. Andiamo di Gastro. Gli sparo un Geoforza sotto le chiappe. Air power. Giù Croagunk. Buono. Buono, buono. Dai. Bene. Tanto alla faccia dei Magikarp. Beviamo. Ci sono strumenti qua da qualche parte. No, solo... solo dei poveri Magikarp. Va bene. Allora, ci facciamo anche questo. Che non è un alleato. Vabbè. Allora, entriamo. Oh! La missione procede senza intoppi. Il capo dovrebbe essere soddisfatto. Lo facciamo per il bene di tutti, ma soprattutto per il bene del Team Galassia. Non sei tu un ragazzino che si è introdotto nel covo del Team Galassia ai Evopoli? Yes. Giovia dovrebbe vergognarsi di essere stata battuta da un poppante come te. Oh, Saturnio. Saturnio si chiamava? Saturno, Saturno. Kadabra. Perfetto, proprio. Perfetto, perfetto, perfetto. Un Kadabra al limone proprio per il nostro Skantank. Oh, lo switch, attenzione. Lo switch in Predit. Arriva qua un bronzo. Ciccio. La notte sferza. Te la pigli tutta. Kadabra. Inutile praticamente. Ok, siamo veleno. Ma siamo anche buio. Immuni allo psico. Ma super efficaci. Vendetta. Non dovrebbe. Alla faccia del non dovrebbe. Attacco d'ala. Questo dovrebbe fare male. Non troppo, ma invece sì. Fa ancora di più. Fa ancora più male. Anche Toxicroak va giù. Lui adesso rientra con Kadabra, che però si trova nella situazione di prima. Noi siamo buio volante. Quindi alla fine
Ecco, in queste situazioni il doppio buio molto utile. Noi andiamo di garanzia. Non ha altre mosse, evidentemente. Scantank fa il 40. Buono. E anche Saturno battuto. Lago valore momentaneamente salvo. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo. Ormai Martes dovrebbe avere già catturato il Pokémon del lago Verità. Perché il lago valore è salvo, ma qua ci manca qualcuno che è stato rapito proprio dal Team Galassia. Quindi, mappa, ci dirigiamo a questo punto a due foglie. Dobbiamo andare al lago Verità per vedere che cacchio è successo là. Anche rima. E dunque, andiamo di qua, dove abbiamo preso il nostro starter. Lago Verità. Eccoci arrivati. Rowan. Così, a buffo. Quei tipacci del Team Galassia vogliono catturare il Pokémon leggendario. Devi aiutare Lucinda. Benissimo. E dove minchia si trova Lucinda? Vabbè, tanto ci famo sta lotta in doppio. Allora, Silcun e Glamiao. Vabbè, posso fare così. E così. Se Gastrodon si boostasse, sarebbe perfetto. Che la kill. Bustino. No. Boost che non arriva. Ok. Ricordo che abbiamo, con forza antica, abbiamo il 10% di probabilità di boostarci tutte le statistiche di uno. Che non è male come cosa. Non è affatto male. Arriva il Sucker Punch. Danno irrisorio. E qua, diciamo che queste sfide non sono molto molto impegnative, insomma. Uno, perché comunque siamo messi bene con i livelli, loro sono parecchio sottolivellati rispetto a noi. Abbiamo un sacco di mosse di coverage. Siamo messi tranquillamente bene. Allora, qua abbiamo intanto una velenpuntura su Glamiao e forza antica su Golbat. Poi abbiamo notte sferza su Golbat, più mossa, tutto su Golbat. Gastro fa il 42, giusto in tempo. Non arriva la kill. E allora notte sferza più fanghiglia. Ma notte sferza basta, è sufficiente. Bene. Anche sti due scassabiglie giù. E dobbiamo andare a trovare Lucinda. Però lì c'è un'altra lotta in doppio. Ah, perché Lucinda sta laggiù. Allora, Scantank. E io continuerei con Gastrodon. Continuerei con Gastro. Livelliamo anche questi due. Guardo qua. Fanghiglia, fanghiglia.
e dovrebbe bastare. Forse non su Beautifly, quindi facciamo veleno puntura qua, fanghiglione. Stanchi comunque dovrebbe venire giù da fanghiglia. Vabbè, le sfide sono quello che sono, dai. Forse a Nevepoli avremo qualcosa di difficile contro la capopalestra, ma vedremo un po'. Vedremo un po'. Glamiao e Golbat o Dustox. No, due Glamiao, va bene. Ma possiamo fare finta attacco su uno dei due e fanghiglione. Cioè, solo di finto attacco gli ho fatto 45%. Ragazzi, qua Nemesi. Nemesi che è una mossa interessante perché è di tipo normale e raddoppia di potenza qualora il turno prima la tua squadra abbia subito una kill. Ecco perché ci ha fatto tanto danno, nonostante comunque i livelli di differenza. Qua ce ne siamo tranquillamente liberati e andiamo a questo punto da Lucinda. Il team Galassia hanno preso il Pokémon del lago. Ah, sembriamo tre amici che stanno facendo una gita nel bosco. Ah, che brutti ricordi. Parlo dell'impianto turbine. Ho avuto parecchi guai per causa tua. Lo sappiamo. Ti dirò di nuovo chi sono. Martes. Lo sappiamo. Comandante del team Galassia. Figlio di Pdor. Da TV di Star. Benissimo. Quindi, cara la mia Martes e Golbat, noi abbiamo uno Skuntank che può notte sferzare. Retromarcia. Vabbè, chi entra tanto prende danno. Tanto. Poi Puragli, ok. Se critta e non critta. Allora, proviamo ad andare di Belen puntura. Puragli fa un male bestia comunque. Un Pokémon che ha tanto attacco, tanto veloce e tanto attacco. Non mi dica che c'è la bacca per... Ah. Tanto gli fa... gli fa parecchio, eh. Chissà. No, ok. Però poi il veleno qua fa il suo. Giù Puragli, ok. E intanto uno. E allora salgono di livello sia Skuntank che Torterra. E io a questo punto, per non sapere né leggere né scrivere, metterei Luxray. Ok. No problems. Tanto lui switcha. Switch contro switch. Bronzor. Ok. Ci può stare. Invertivolt. Quindi noi danneggiamo. Usciamo e rientriamo con... Rientriamo con Markrob. Vediamo Storm di raggio. Ecco, questo brutto. Perché... Però, oddio, vediamo. Se riesce a non colpirti da solo. Ok.
Bene. Solo che adesso devo switchare. Non so se senza crit sarebbe venuto giù. Colma. Vabbè, mo non puoi fa dentro e fuori come ti pare. E rimettiamo Luxury. Ok. Veleno denti. Non mi avvelenà. Ti pareva. L'ha fatto, l'ha fatto. Dunque. Scintilla. E ciao Golbat. Ah. Importante è che non confondeva, non faceva niente. Allora, Luxury 43, Markrop 43. Ok. Nessuno dei due impara roba. Va bene. Per Markrop dovremmo ancora aspettare un po' prima di farlo evolvere. Io la mia parte l'ho fatta. La mia missione era quella di portare il Pokémon del lago al nostro covo. E l'ho fatto senza alcun problema. Quindi, missione compiuta. Compagni, andiamo. Il capo ci aspetta al covo. I Pokémon dei tre laghi in qualche modo sono tutti collegati. Grazie alla tenacia di Saturno, al lago Valore è apparsa una grotta. Era la grotta dove dormiva il Pokémon Mesprit. Probabilmente Mesprit è comparso anche per aiutare i suoi amici. Ma che dire... ci è andata proprio bene. È stato facilissimo catturarlo. Ricapitolando, Mesprit, divinità delle emozioni, Azelf, divinità della volontà, e Uxy, divinità della conoscenza. Potrei vedere quali sono i piani che il Team Galassia ha per loro. Lo stesso è successo anche al Lago Valore. Ok. E il Lago Arguzia? La Guarguzia. Valla a capì. Allora, dunque, qua siamo a Memoride. Io non mi ricordo da dove. In teoria da qua. Vabbè. Andiamo a Memoride. E in linea d'aria è quello più vicino a al lago Arguzia. Ci curiamo i Pokémon. La nostra squadra. Dobbiamo anche vedere l'uovo di Lucario. Quanto tempo ci vuole prima che nasca. Sono tutti con la Pokéball. Quindi cercheremo anche di catturare Swinub con la Pokéball. Qualora lo... quando lo troveremo. Allora, abbiamo... io non mi ricordo sinceramente se avevo no. Avevo trovato alcune cose, ma non avevo trovato la... mi viene. Vabbè, la pietra per far evolvere. La nero pietra, ecco. Oh, che ho detto io? Chissà l'uovo quanto ci vorrà. Ecco. Basta chiedere. Basta chiedere. Shiny. Ma quando? Riolu. Allora, Riolu, lo terrei in squadra, Riolu. Lo terrei in squadra per farlo livellare un pochino. Dunque, un attimo. Andiamo a Evopoli. Andiamo a Evopoli, dobbiamo prendere un po' di strumenti. Dobbiamo prendere le Pokéball. Dobbiamo prendere strumenti curativi che serviranno. E dobbiamo prendere i repellenti. Ovviamente. Che sono stra utili. Allora, compra. Allora, intanto mi dai una
Famo 30 Pokéball. Ecco. Poi mi dai una ventina di super pozioni. Prego. E e una ventina di super repellenti, che tanto poi serviranno da qua fino alla fine tutte le volte che vogliamo. Iper pozioni ne prendiamo una decina, facciamo anche 15, facciamo sempre cifra tonda. Va bene, perfetto, torna a trovarci presto. Benissimo. Dunque, e a questo punto ci andiamo da di qua. Ma porca di quella miseria. Allora, tanto bicicletta. Bicycle. Bicycle. Allora, giù di qua. Ok. Via la bicicletta. No. Porca troia. Ma levati dalle balle. Montanaro con due Pokémon al 10 tipo. Questi sono gli allenatori dell'inizio praticamente, che non abbiamo toccato minimamente. Ok. Ah giusto, c'è Riolu davanti. E a Torterra, dai. Torterra. Abbiamo 25 foglie lama. Se ne usiamo 2/3 va bene. Lucario ovviamente non sarà in squadra, perché se dobbiamo prendere Swinub, come detto da tempo, Lucario non trova spazio. E quindi... Bene, allora Riolu fa il 9 addirittura. Quindi fa 8 livelli. Non abbiamo nemmeno visto che natura è sto Riolu, per vedere se farlo, se tenerlo fisico speciale, vedere un attimo. Tanto, ripeto, non ci interessa in termini di avventura, anche perché comunque... Ok, è fisico, pare fisico. Che okay, Lucario ha attacco e attacco speciale con la stessa statistica. Questa statistica base, quindi poi a seconda della natura gli va ad aumentare o a calare uno dei due attacchi. E invece un attaccante speciale, Quiet, quindi più attacco speciale e meno velocità. Cuor deciso, se il Pokémon tentenna il suo animo indomito si risveglia, la sua velocità aumenta. Vabbè. Dunque, io Tortelli, mettiamo davanti Torti e vediamo un po'. Allora, intanto Borz super repellente. Ok. Ok, poi spacca rocce. Cosa veloce, ok, grazie. Poi forza. Ah, Biduf, Bibarel, chiamiamo un po' tutti. Poi qua c'è uno strumento che è una fune di fuga, interessante, visto che l'uscita è praticamente lì. Oh, e qua saremo a Eva. Saremo a Memoride. Percorso 211, quindi noi rientriamo nel Monte Corona. Qua tiriamo su. Forza, sempre con Bibarel. Ok, andiamo su, andiamo su, andiamo su. E dovevamo andare in teoria di qua. Io non mi ricordo assolutamente niente del Monte Corona. Allora, scaccia Brum. Arriva anche Staraptor. Tutti, arrivano tutti. Ove. Meno ci vediamo qualcosa. Spacca rocce. Vai Biduf, è il tuo momento. Una polvostella.
Vabbè. E dunque, qua dove cavolo si va? Vabbè. Saliamo su. Io non ho idea di cosa io stia facendo, eh. Siamo usciti. Ah, ho fatto giusto. E allora aspetta. Nell'acqua, che roba c'era? Sì. Nell'acqua, che roba c'era? Che vabbè, tanto ci vedo. Quello è un allenatore. No, è una Pokéball. Un mazzo che si sposta. Ok. Ah, un revitalizzante. Ok. So che non si vede assolutamente una ceppa, ma sto nelle vostre stesse condizioni in questo momento. Ah no, ci dovrebbe essere solo un po' di strumenti. Vabbè, sì. Vabbè. Ok. Sono solo un po' di strumenti dove bisogna usare spaccaroccia, forza e quant'altro. Va bene, allora usciamo. Nevepoli, cioè percorso verso Nevepoli. Percorso 216. No, non voglio usare niente perché tocca trovare i Pokémon selvatici. Cominciando da qua. L'unico Pokémon che non c'entra assolutamente niente tra quelli che stiamo cercando. Va bene, fuga. Allora. A parte che io non so nemmeno se Swinub si trova, si può trovare sia qua. Allora, Snover si trova sicuro. E Sneasel sicuro, ok. Però non so se Swinub si trova qua o nei sotterranei. Dove si troverà? Ecco, anche Sneasel, interessante, un Pokémon bellissimo e straforte. Però sarebbe il terzo buio in squadra. Non ci faccio assolutamente niente. Peccato, perché è un peccato. Vabbè, allora, pensiamo ad andare in qualche modo avanti. Che non so se sia di qua, avanti. Noi andiamo di qua, poi vediamo quello che succede. Allora, Mirka. Lopanni, ok. Lopanni che è tipologia normale, non aveva la tipologia lotta. Sta grandinando, va bene, noi andiamo di foglie lama. Do it che io, specchio velo, bravo. Bravo, bravo. Specchio velo ovviamente non funziona, qua intanto riusciamo a non flinciare. Non funziona perché funziona sulle mosse speciali. Foglie lama è fisica e quindi non ha funzionato. Bene, Gastrodon livello 43, Riolu livello 15. Ok. Contrattacco. Sì, tu intanto daglielo. Leva resistenza. Bene. Poi andiamo di qua. Scendiamo. Che cosa è successo qua? Signore, è coperto di neve. Signore, è affondato, signore. Poi noi con la salopette mezzo alla neve, ma sì. Noi non ce ne frega assolutamente niente. Siamo più forti di tutto e tutti. Tipo, è basta sti cosi. Se no, potremmo anche andare un attimo nei sotterranei per vedere se troviamo Swinub. Facciamo una capatina nei sotterranei.
Fa malissimo questa, eh? Questo fa malissimo. Punto. Sono una pigna. Torterra, se tu riuscissi a scappare. Allora, anche perché io poi su YNAB non l'ho mai visto, mi sembra. No. Negativo. Negativo, negativo, negativo. E allora, intanto salvo un attimo. Così. E oh, prova. Andiamo a vedere un attimo se nei sotterranei troviamo qualcosa di riconducibile a Swinab. Intanto un Diglett. Li facciamo tutto in diretta. Un Ductrio. Senza che poi mi devo mettere da solo a cercarlo off camera e quant'altro. Vediamo se dato Lopunny, che non mi sembra il Pokémon adatto da trovare in una zona di ghiaccio, avanzi. Gli avanzi. Ok. Bronzong. Anzi, Bronzor. Che non ci interessa. Che livello sono poi? Livello 41. Ok. Non sono nemmeno troppo alti. Frana. Boia. Levati. Sorcio. Che palle. Ma tutti che ti vengono addosso. Ma scusate, eh. Allora, Torterra, che vuole vedere, non si sa, vuole le coccole, vuole istruzioni, vuole tutto. Allora, via. Alto bronzo. Qua non si riesce a uscire fuori. Quindi devi fare tutto il giro. E che io mi sto seriamente scocciando. Mi fai scappare. Sai che conveniva che me lo cercavo fuori, cioè off camera per conto mio. Guarda che sei incastrato il personaggio. Mannaggia, peggio. Vabbè, tanto qua si trovano solo Buneri e Bronzor e merdate varie. Però abbiamo gli avanzi e abbiamo la frana, quindi butta via. Di qua proviamo di qua. Quindi ne abbiamo una sotto e una sopra. Si presume, si spera più che altro di trovare qualcosa. Uno me ne serve, no, 200. Uno. No. No, dice un Lickitung. No, no, vabbè, tutta roba abbastanza inutile. Niente. Esploriamo i sotterranei. Poi, allora, qua ce n'è, c'è un'altra zona. Che palle. Via, 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 mostri, via. Proviamo là sopra. Se no vado a vedere dove si trova, nel senso. Che se si trova, io non mi ricordo se si trova selvatico su YNAB oppure se è solo di. Ma quanto è bello, quanto è bello Glalie. Ma che bello che è. E basta, che coglioni.
Ragazzi. Ti levi, ti levi, ti levi. Allora, proviamoci a prendere. Ecco, terra non sembra il più indicato. Ma allora, io voglio provare a prendere quel coso. E gas. Proviamo a prendere Gralie. Ci proviamo. Quanto è bello. Quanto è bello. Sempre piaciuto. E esteticamente è sempre piaciuto. Purtroppo, diciamo che come mosse, come statistiche, no. Mi era venuta una volta la pazza idea di giocarlo in competitivo, ma cioè lo giochi, lo fai esplodere. Un po' useless. Ok. Ok. Allora, ci proviamo. Poi può essere che non entrerà mai nella vita. Uno. Siamo a tre. Pam. Preso. Diciamo che dai, a mani vuote non torniamo a casa. Riolu fa il 18. Cuor di leone. E gli andiamo a togliere fitto, tanto c'è già attacco rapido. Va bene, va bene. E vabbè, insomma, Swinub non no, non riusciamo a trovarlo. Vabbè. Torna in superficie. Torniamo in superficie. Wicciu, wicciu. Andiamo di qua. Continuiamo verso Nevepoli. Poi vedrò. Poi vedrò io di mettermi lì a cercarlo o meno. Poi dipende sempre. Allora, Golduck. Prima volta che vedo un Golduck su questi giochi. Andiamo di Geoforza. Vabbè. Geoforza. Su. Buono. Danno è buono, non è male il danno. Ma poi c'è la neve. E continuiamo di Geoforza. Allora, la franella, io già sto iniziando a pensare. Allora, frana a questo punto la potremmo insegnare a Mamoswine. Quando otterremo Mamoswine, e così avrebbe la mossa terra stab, la mossa ghiaccio stab e la mossa roccia, che comunque male non fa. Shudowoodo. Shudowoodo si prende un bel niente, ovviamente evita, giustamente. E dicevo, si prende un bel fanghiglione in faccia, ci saluta con la sua manina a forma di ramo. Ciao Shudowoodo. E stavo ragionando ancora su sto cavolo di Swinub. Spaccaroccia, spaccaroccia, spaccaroccia. Spaccaroccia. No. Che contrattacco. Contrattacco. Allora, riesci a buttarmelo giù senza morire?
Penso di sì. Penso di sì. Ma non voglio sprecare revitalizzanti per te. Grazie. Bravo il mio gastro. Bravo il mio piccolo gastro. Skantank 42. Allora, curiamoci intanto Castro. Anche Torterra. Okay. Andiamo in alta Castro. Allora, io lo guardo adesso. Tanto. Allora. Swinub. Diamante lucente. Allora, Sneasel, ok. Swinub. Che cazzo è successo? Sento le voci. Ah, ma tu sei. Allora, dove cacchio stava? Antro dell'acquitrino, della tormenta delle satie, caverna del ghiaccio, fin dal vostro arrivo nei gran sotterranei. Ok. Però non c'è. Si possono trovare in altre zone della regione di Sinnoh. Percorso 217, in forma di comparse massicce. Ok. Vabbè. Ok. Quindi più o meno tutto chiaro. Più o meno tutto chiaro, una fava, ma. Qua c'è una casupola. Devo trovare sto aggeggio. Non l'ho proprio visto. Non l'ho visto. Ah, se no tiriamo su, poi troverò io per conto mio, ma. Il problema è che non. Cioè, stanno. Sto trovando. Donna de ste cazzo de piante di merda. Trovando tutti i Pokémon più inutili di questo mondo, cioè che non mi servono, Munchlax, Pachiriso, Machoke. E. Ma perché fallisce? Oh. Via. Madonna delle piante, Madonna delle piante. Esisterà la Madonna delle piante? Secondo me sì. Oh. Doveva essere una cosa semplice. Essere una cosa molto semplice. Invece no. Allora,
Di qua. Dice un macioche. Ah, di qua. Ok. Che poi ovviamente lo spawn è casuale. C'è un meditite. Qua non c'è assolutamente una fava. Due macioche, guarda che maledetti. Niente, 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 non. Niente. Ah, un magmemite. Tutti li stiamo beccando. Stiamo beccando tutti, tranne il nostro porcellino. Allora, ci abbiamo quegli ultimi due sopra. Proviamo là, poi se no cercherò io per conto mio. Quadructrio, va bene. Wablu, Pachirisu. Basta, Madonna Santa. Lasciami in pace. Ma tanto non si trova manco qua. È inutile. Fuga. Tentativo fallito. Inganno forza. Diamocene un attimo. Lo troveremo mai? Ah, intanto un becco affilato. Che non fa mai male. Nascondiamoci. Munchlax, Meditite sopra. No, c'è assolutamente niente di niente di niente. Ah, usciamo, basta. Basta, mi sono rotto le balle. Torna in superficie. Sì, basta. Tanto non riusciamo a trovare un cavolo praticamente. Riposarti, sì. Bene. Ah, fuori. Andiamo. Proseguiamo nel nostro cammino. Andiamo davanti, Scantank. Cammino che ci conduce da questo baldo giovane allenatore. Allora, io direi che possiamo dirigerci a questo punto a Nevepoli. Poi, arrivati a Nevepoli, io adesso non mi ricordo sinceramente, ragazzi, perdonatemi, non mi ricordo sinceramente se si può fare prima il lago Arguzia e poi la palestra, oppure viceversa. Cioè, se tocca fare prima la palestra e poi il lago. Perché eventualmente la prossima volta, domani, potremmo fare palestra di Nevepoli, lago Arguzia e poi tutto il covo del Team Galassia. Vediamo. Vediamo come strutturarla un po'.
Allora, vela in puntura su Pelipper. Che fa, eh? Lo divento in coda addirittura. Etere lama o flinch o paralizzato. Paralizzato, bene. Paraflinch, paraflinch. Bene, bene. Allora, stiamo livellando, eh? Piano piano. Allora, questo potrebbe essere un piccolo problema, ma noi ci proviamo uguale. Andiamo di notte sferza. Quanto ci fa? Non dovrebbe farci tantissimo. Più che altro perché ci ha intrappolato, quindi non possiamo nemmeno switchare. E... possiamo nemmeno switchare. L'unica cosa è vela in puntura e avvelenarlo. No. Però tentenna. Grazie a Tanfo. Ah, però siamo morti uguali. Vabbè. Ok. Ok. Vabbè, mandiamo... andiamo Marco, dai. Questo percorso dove Marco fatica un po'. Meno conto di lui. Se la può giocare. Allora, 44 gastro, 45 Torterra. Cioè, Riolu manco lo conto. Sgranocchio. Ma Torterra sgranocchio. No. Perché è vero che fa coverage, però... però no. Però no. Preferisco tenermi mossa le due stab, erba e terra. Che cazzo sta succedendo? Ok. Flacone di ferro. Bello però sto fatto che si cade sotto la neve. Vale, mi piace. Graficamente comunque la neve è bellissima. Cioè, a livello grafico la neve è stupenda. Scala roccia. Attenzione, attenzione. Tanto qua c'è una casupola e un altro strumento. Che è grandine, ok. Meno utile sicuramente. Di scala roccia. Signor avventuriero. Hai ottenuto una lastra gelo. Ok. Non mi interessano le cose su Arceus, sulle lastre al momento. Allora, ce ne andiamo su. Che cazzo è lungo questo percorso per Nevepoli. Altra casupola. È un regalo. Spettro targa. Vabbè. A Nevepoli tutti molto gentili, regalano parecchie cose. Allora, quella è la roccia, quella lassù in alto è la roccia per far evolvere Eevee in Glaceon. A noi però non ci interessa, noi ce ne andiamo di qua. Madonna, che occhio di falco che c'ha questa. Stavo a 20 metri.
Roselia. Ah, noi abbiamo Scantac che è morto. Gastrodon non mi sembra quello proprio più indicato. No. No, no. Ok, arriva il Parassi e io direi di andare. Finito? Finito tra Grandine, Parassissime e quant'altro? Bene. Ciao Roselia, tutto sto casino con Parassissime, la Grandine. Tutto risolto. Molto bene. Seeking. A caso, vabbè. E attacco d'ala. Oddio. Arriva la waterfall. Boia, i danni. Giusto, proviamo di garanzia. Buono. Luxray 44, vabbè, Riolu 24. Congiura non mi interessa. Va bene. E anche questo è fatto. Davanti chi c'è sempre? Mettiamo Luxray davanti. Pokémon ci abbiamo, un Pokémon ci abbiamo. Ma che c'entra? Ma che cacchio c'entra, ma Machoke? Allora, toccava trovare i Pokémon ghiaccio, abbiamo trovato solo Sneasel. Cioè, Snover? No. Swinub? No. Solo Machoke e Meditite, che è un Pokémon psico, psicolotta, no, si trova sul percorso per Nevepoli. Va bene. Allora, l'ingresso del lago è bloccato dal Team Galassia, quindi si presume che non ci si possa andare. Eccoli adesso. Eccoli. Rimanere vigili è un compito molto importante. Ce la farò e mi guadagnerò un Clefairy. Benissimo. Un premio un po' insolito. Allora, qua c'è uno strumento che è una Ultra Ball. E siamo arrivati a Nevepoli. Finalmente. Allora, no. Cazzo sta il centro Pokémon qua a Nevepoli? Ah. Non ho memoria di questo posto. Dunque. Cambio di programma. Allora, ci andiamo a fare. Veloci, veloci. Palestra. Poi salviamo. Ci salutiamo. E... Stasera ci facciamo tutto il discorso del Team Galassia. Quindi covo del Team Galassia, la vetta lancia e Dialga e quant'altro. Così chiudiamo il cerchio. La palestra con un puzzle abbastanza rompiballe. Allora, qua, ok. Poi dobbiamo andare di qua. Allora,
un attimo che devo cercare di capire. Ma intanto così. Concentrazione, ci vuole concentrazione, capito? E ciccio, io ok, adesso tocca in qualche modo arrivare di là. Beh. Ok, ah, questo dobbiamo farla per forza. Però è stato abbastanza veloce. Maledetto. Dimmi dove ti trovi, maledetto. Maledetto, scendi neve. Qua andiamo di velen puntura easy. Ed è GG perché ghiaccio erba. Ciao Snover. Va bene. Dunque ah no, c'è anche... quella. Quella... quindi così, 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 così. Perché me ne manca sempre una? Scusa, eh. Ale. Fatta. Adesso possiamo tornare qua. Pem, 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 pem. Ciao. Allora, siamo giunti finalmente alla palestra numero 7 della nostra Bianca. Stavo aspettando qualcuno di abile, ma ti avverto, sono forte perché so come concentrarmi. Pokémon, moda, amore, è tutta questione di concentrazione. Preparati a perdere. E invece no, cara la mia Bianca. Saremo noi a sconfiggerti e a prenderci la nostra 7ª medaglia. Giusto per concludere oggi questa live insieme. Snover, primo Pokémon di Bianca. Noi rispondiamo con il nostro Skantank. Scendi neve. Che riempie il campo di battaglia da queste nuvole bianche che fanno scendere questa grandine sui nostri combattenti.
Bella impuntura. Colpisce Snover. E lo killa. Primo Pokémon di Bianca giù. Noi prenderemo i danni dalla grandine. Fa niente, non importa. Arriva Sneasel. Che va di fossa. Che va di fossa. Intelligente questo Sneasel. Intelligente. Io però poi non gli faccio danno con Markrobe. E allora buttiamo dentro Gastrodon per assorbire questa fossa di Sneasel. Arriva la fossa. Danno irrisorio. Siamo colpiti ovviamente dalla grandine. Unghie aguzze. Lo Sneasel si busta. Attacco e precisione. Noi rispondiamo con la forza antica. Non killa. Ma vediamo se arriva un boost. Che però non arriva. Non arriva il boost. Avremmo poi arato malissimo tutti gli altri. Allora di nuovo. Ci riproviamo. Aveva fatto vendetta il nostro Sneasel. Ma noi lo buttiamo giù. Abbiamo del danno. Arriva Medicham. Arriva Medicham. Geoforce. La breccia fa male. Ma la geoforza pure. Allora, dovremmo. Però io non voglio. Non voglio perdere Gastrodon. Non voglio perdere nessuno in questa sfida. Intimidiamo Medicham con Luxray. Arriva la breccia. Ci fa. Ma ci fa il giusto. E allora. Bianca ha un Pokémon suo. Aboma. Abomas no. Quindi Invertivolt. Killeremo Medicham. E rimetteremo Skantank. Pronti per Aboma. Torna Luxray dopo la kill. Vai Skantank. Non abbiamo le mosse di tipo fuoco, ma direi che ce la siamo cavata abbastanza bene. Anche lui ovviamente con Scendineve. E qua bene in puntura. Che non basta. Che non basta. Arriva la bacca. Però il danno è pazzesco. Vela Aurora. Ok. Ok. No problem. Forse nonostante il Vela Aurora possiamo farcela. Vediamo. No. Poison. Arriva la poison, ovviamente. Arriva anche la bora. Arriva anche la bora, che non frizza, fortunatamente. Ma il veleno sì. Il veleno sì. Giù a Bomas no. Skantank livello 43. Riolu, vabbè, 26. Rutto. Sarebbe stato bellissimo, ma purtroppo non la possiamo imparare perché è speciale.
sconfitta pure Bianca. 7 medaglie portate a casa, tutte al primo colpo. Bene, devo darti questa. Medaglia ghiacciolo da Bianca. Puoi usare la MN scala roccia del tuo Pokécron. E tieni anche queste, i bolli da Bianca. Benissimo. MT 72. Vento gelato. No, Slavina. Ok. Va bene. Dunque, allora, abbiamo sconfitto Bianca, quindi siamo presi anche la medaglia. E ragazzi, siamo a 7 medaglie. La squadra è forte, perché è forte. Manca l'ultimo membro della squadra, un mammut di ghiaccio. Chissà quando riusciremo a prenderlo. Quindi questa sera, io non voglio perdere tempo, quindi questa sera ci rivediamo su Pokémon Diamante Lucente. Mi metto qua e salvo, perché dobbiamo fare tutto il discorso del Team Galassia. Quindi stasera faremo Lago Arguzia, il covo del Team Galassia, la vetta lancia di Alga, e poi andremo a Canalipoli per battere la palestra. Quindi mi raccomando, fate i bravi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a questa sera, sempre qua, così cerchiamo di muoverci, di finire in fretta questo titolo, così poi possiamo anche parlare. Un abbraccio, ci vediamo.